na 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 ni na ni na oh. Sespo, non dormire, dai, mostraci la tua camera. Sespo, ma stai veramente studiando? E dai, mostraci la tua postazione. Sespo, ma che t'alleni, tanto sei una pippa, dai, mostraci com'è fatta camera tua. Eh sì, questa è una domanda che la maggior parte di voi mi fa. Non so perché, però tutti vogliono vedere la mia postazione, vogliono vedere la mia camera. E oggi finalmente in questo video ve la mostrerò. Anzi, già faccio partire una scommessa. Se arriviamo a 7000 mi piace, vi farò il tour della mia casa. Vi farò vedere tutta la mia casa. Quindi oltre a lasciare un bel like, condividete questo video con i vostri amici e ditegli di lasciare like e di ricondividerlo, perché almeno arriviamo prima a 7000 like. Adesso partiamo subito col tour. Ecco qui, questa è l'entrata della mia camera. Questa è la porta dove ci sono tanti adesivi e piano piano sto cercando di riempire tutta la porta. Ovviamente da qui entriamo, ci giriamo e questa è la visione della nostra camera. Comunque adesso andremo a vederla per bene. Qui a sinistra troviamo subito un mobile pieno di cose inutili, cioè di libri per scuola. No dai, a parte scherzi, la maggior parte sono dei libri vecchi di scuola e poi altre cianfrusaglie tipo i fumogeni. Sespo, cosa ci fai con i fumogeni in casa? Non lo so, però ci farò qualcosa prima o poi. Qui vediamo subito miliardi di peluche. Dai raga, sono stupendi, guardate quanto sono carini. Un armadio dove all'interno ci sono tanti miei vestiti. E qui vediamo il mio zaino ancora chiuso perché oggi ancora non l'ho aperto. Dai, ti riaprirò più tardi per fare lo zaino per domani. Poi il bello è che qua sopra ci sta un puzzle delle Wins. Non so perché, però l'avevo fatto quando ero piccolo e avevo fatto anche questo. A me da piccolo i puzzle piacevano tantissimo. Infatti questo e quest'altro qui l'avevo fatto insieme a mia sorella. E boh, ce li siamo tenuti in camera per ricordo. Adesso qui troviamo un'altra libreria insieme alla mia scrivania. Che poi sto anche seduto in questa sedia perché mia sorella mi ha rubato la mia sedia. Andiamoci a riprendere la nostra sedia con forza. Dai, molto meglio con questa sedia. Allora, vediamo cosa possiamo trovare sulla scrivania. Questa è la mia luce che utilizzo nei video e voglio solo far vedere quanto è potente. Siete pronti per sentire la potenza? Sì? Boom! Mamma mia che luce spettacolare. Oltre la luce poi qui troviamo la spada autografata dei Mates. In più sempre qualche adesivo. Aspettate, non è come sembra. Ok, Elisa Maino in copertina. Però guardate chi c'è all'interno. Olè, ci sono io. La mia faccia sopra un magazine. Ok dai, basta stronzate. Andiamo avanti. Qui troviamo il mio cavalletto per i video, i miei cartelloni per le interviste doppie e i libri di Lolo e di Sfera e Basta. Qui troviamo una bellissima maglietta che mi hanno regalato a Romix, dove sono ritratto io. Sopra qualche cartellone, pure qui qualche cartellone. Poi tutti gli altri cartelloni io li metto qui dentro. Quindi tranquilli, quando mi regalate dei cartelloni o li metto su qualche muro oppure comunque me li tengo. Tranquilli, non li butto. Poi ecco, in molti mi chiedono sempre: sì, ma qual è il tuo computer? Avrai sicuramente un computer potentissimo. Sì, guardate che computer della Madonna. No vabbè dai, scherzavo, è un semplice computer. È un semplice portatile che anzi dovrei anche cambiarmelo. Poi qui ci sono dei pupazzi, i miei pass quando vado alle fiere. Poi è bello che c'ho il letto a castello. Poi qui un altro armadio dove ci sono le giacche eccetera. E bene o male è finita la camera, ho fatto il tour della mia camera. Dai, adesso siete contenti che me l'avete chiesto in miliardi, finalmente avete visto la mia camera. Io ve lo ricordo, 7000 like per fare il tour della mia casa. Aspettate, non vi ho fatto vedere la cosa più bella. Io ho tanti scaffali dove ci sono tantissimi libri, ma non avete visto i libri numeri uno. Siamo i numeri uno. Qui a parte le mie foto e tutto, guardate, ci sono i libri di Geronimo Stilton. Facciamo una cosa, se siete arrivati fin qui commentate con hashtag viva Geronimo Stilton. Dai raga, io ci sono cresciuto con Geronimo Stilton. Comunque raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sta così lasciate un bel like, commentate e condividete. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Noi ci becchiamo un prossimo video. Baci cuccioli. Vinco la staffetta, ogni quarto ti affetta. Torna a scrivere la storia dell'hip hop in cameretta.